Presidente del Parco Milcare Troiano, una giornata straordinaria qui a Pollica, nel ricordo innanzitutto di un grande amministratore del parco che viene visto e viene preso a modello dai giovani amministratori di questo Parco Nazionale del Cilento. Beh, diciamo che oltre alle giuste commemorazioni, che ce ne sono state tante, ma adesso noi dalle commemorazioni passiamo ai fatti. Aver avuto questa bellissima intuizione, che poi era una cosa di cui avevamo discusso pure con il sindaco Vassallo, di mettere insieme tutti i giovani amministratori, quindi un forum dei giovani amministratori dei comuni del parco, penso che sia un'iniziativa che lascia ben sperare. Io penso che la presenza di tanti giovani nelle amministrazioni dei piccoli comuni del parco, soprattutto delle aree interne, ha un significato molto importante. Significa che questi ragazzi hanno fatto scattare in loro stessi il senso di appartenenza al territorio, si mettono al servizio del territorio. E noi abbiamo bisogno di fare in modo che le giovani generazioni, i ragazzi, se non vogliono andare via dal territorio, devono partecipare in prima persona al futuro di questo territorio. Penso che oggi si sia fatto qualcosa di molto importante, si sia formalizzata la presenza e l'impegno dei giovani all'interno dell'area parco. A me piace pensare a questo territorio come un territorio ricco di opportunità che aspettano di essere colte e penso che la nuova generazione ha la capacità e le potenzialità di fare tutto ciò, soprattutto con l'obiettivo di far rivivere questi territori. Penso che Angelo aveva già capito che il segreto del successo di questo territorio potevano essere i giovani, e lo saranno sicuramente. Un segno concreto che anche l'informazione spesso e volentieri vuole contribuire alla crescita dei territori. Assolutamente, io credo anzi che sia una delle componenti, se non la principale, sicuramente una delle componenti che può portare alla crescita e allo sviluppo di un territorio, ma nella coscienza, nel senso civico che può portare nei confronti di un territorio e di chi vi risiede. Ma soprattutto è stato un momento, ancora una volta, per capire che quello che ci ha trasmesso e ci ha portato nella sua opera amministrativa e non solo, Angelo Vassallo, è ancora vivo. Anzi, ha un futuro netto, delineato, ben preciso, perché le sue idee non solo erano buone, e lo sono ancora oggi, ma rappresentano un patrimonio che non va assolutamente sciupato o dimenticato o messo da parte. Anzi, devono rappresentare l'autentico volano per questo territorio e non solo per questo, per poter andare avanti, ed andare avanti guardando al futuro con ottimismo. Una giornata bella ed emozionante qui a Pollica, un luogo straordinario che oramai è un punto di riferimento per i temi dell'ecologia e dell'ambiente a livello globale, oserei dire. Per noi dire che a me da tanti anni, fino a raggiungere il coronamento di un viaggio che non si è esaurito. Io torno sempre volentieri a Pollica, nel Cilento, oggi a maggior ragione perché c'è stato questo importante appuntamento con i giovani che sono il presente, non il futuro, sono il presente di questo territorio e sono i giovani amministratori e i giovani in generale, sono loro la grande leva su cui appoggiare qualsiasi idea e qualsiasi concreto progetto di crescita, di sviluppo in maniera sostenibile. Uno spazio, il forum, uno spazio lo definivo prima di consultazione, di azione, ma anche di studio, di partecipazione, di proposta, uno spazio da condividere con tanti giovani che non solo profondono impegno sul territorio, ma meritano anche sostegno, meritano soprattutto sostegno per assumersi quello che è un compito arduo, la responsabilità di un territorio, la responsabilità di un territorio da condividere non solo a livello amministrativo, ma soprattutto a livello civico. Con tutti i giovani. Giovani amministratori del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in azione oserei dire, nel senso a disposizione di una costruzione di un presente e di un futuro migliore. Sicuramente. Sono contento di essere qui oggi a Pollica a rappresentare non solo il mio comune, ma un intero territorio, quello del Cilento. Sono anche contento di promuovere questo progetto, questo forum dei giovani amministratori del parco. Anche perché sono convinto che questo rappresenti un luogo di legittimazione per noi giovani amministratori, una legittimazione che non è semplice trovare sia all'interno dell'amministrazione che nei confronti dei cittadini che rappresentiamo.
Vice sindaco di Sanza, anche le donne naturalmente, non solo giovani ma anche donne. Sì, sicuramente sì, anche noi con la mia presenza come comune partecipiamo a questa iniziativa, ma la cosa più bella, come è stato detto in tutta la discussione oggi, non è tanto il fatto, sì, si parla di forum dei giovani come momento di programmazione, di strategie, di valorizzazione del territorio, però è importante attraverso il forum, che è appunto il luogo in cui i giovani dovranno lavorare e confrontarsi, dare visibilità ai giovani che già si stanno impegnando, offrirgli gli strumenti necessari per portare avanti delle idee, dei progetti, ma portare a galla anche tutti coloro che sono invisibili, quindi tutti coloro che vedono la politica come qualcosa lontano da loro, quindi invitare ad una politica partecipata e sostenibile. Quindi l'augurio che ci possiamo fare è quello di andare avanti e quindi essere bravi conciliatori e mediatori.